Cari amici che ci seguite, ecco, siamo alla ditta Siome di Malnate, nella Valle Olona. Ecco che iniziano le riprese. Mauri, eccoci! Tipico di registe meccaniche. Qua. No, comunque si vede, c'è abbastanza luce. C'è abbastanza. Qui, guardate, qui, questi qui sono proprio una fabbrica vecchia. Quella è l'ingresso dove siamo arrivati. Ciao, Gennaro! Sì, Mauri! C'è da andare a vedere tutta la parte di là, è enorme. Qua diciamo che è solo l'entrata. Questa è la prima parte vicino alla strada provinciale. Infatti il rumore c'è. Adesso vedremo il resto. Arrivo! Ah, ma ho visto un'ombra qui. Ah, sei tu, cazzo! No, porca puttana! Cari amici, scusate amici, continuate a seguirci. Guardate che continuiamo a esplorare la ditta Siome di Malnate, e più in là vi raccontiamo la storia della ditta, una ditta dismessa che ha fatto varie lavorazioni per secoli, dal 1800. Prendiamo la borsa. Guardate, qui c'è uno che ride. Ciao Maurizio, come va? Ciao, vai a visitare qui la fabbrica, ce n'è da vedere qui, quindi niente. Vabbè, ma io sono stato mezzo operaio qui. Sì, lo so, insomma, tu vai che qui ce n'è. Stai attento però che crolla, stai attento che sennò qui... è facile che ti prendi un battone in testa, ma non hai le scarpe antifortunistiche? No, niente, non ho, purtroppo sono con le scarpe da tennis. E vabbè, stai attento, ciao, salutami in Gennaro, ciao. Andiamo. Andiamo. Ecco, cari amici, iniziamo a... io direi di andare proprio... Cazzo, a visitare no, anche la parte di là. Qua, cazzo, va qui. Va. Spaventoso, ragazzi. Una guarda parte col cammino. Ma cosa c'è? No, lì c'è il trabocchetto. Lì se qua vieni la sera. C'è il trabocchetto lì, meglio. È fatta finita. Sì, andiamo. Un buco qui, un bis di chi, andiamo giù di chi. Continuiamo di là. Beh, spero che siate amici. Continuiamo pure di là. Continuiamo qui che la fabbrica. Guardate. Questo è il corridoio. Si continua, cari amici, nella fabbrica dismessa Siome di Malnate, Valle Olona naturalmente, vicino a Varese. Allora ragazzi, qui le parti del tetto venuta un po' giù. Solo che venire in questi posti gennaio, sai che cosa dovremmo fare? Un elmetto in testa giallo, sai, di quelli del muratore. Ah, vieni questo, perché se cade un mattone qui, beh, ma questo è l'occhio, penso, dai, ci dovrà pure siamo andare qui. Bene. Attento, YouTuber Mario, quello che ha detto. Qua metto. Niente. No, ci stiamo divertendo, solo che qui bisogna sapere dove si mette i piedi. Sì. Continuiamo la nostra visita. Maurizio, passa da di là, adesso spiego. Di là dove? Sì, adesso ti spiego. Praticamente qui sotto passa il fiume Olona. Sì. Qui è una parte
chiaramente che è rimasta coperta. Però sotto questa parte passa il fiume Lona, quindi non conviene attraversarla qui. Maurizio, conviene attraversarla di qua. No. Sì. Però attraversiamola di qua. Ci sono dei bei posticini, cari amici, dove poter mettere le nostre videocamere. Solaio sul fiume Lona. Appunto, solaio sul fiume Lona. Difatti. Guardate. Oh, ma caspita, se io Hai capito com'è? Guardate lì. Guardate qua, c'è scritto. Non mi accorgevo. No, per questo te l'ho detto. Solaio sul fiume Lona. Avete visto, ragazzi, che trabocchetto che c'è? Ah, lì, basta. E qua, infatti, cosa vediamo? No, praticamente c'è stata un'alluvione. Qua è uscita. Si è creata. Va che roba. Sì. C'è stata un'alluvione e il fiume Lona ha spaccato questa parte. Ecco perché per poter attraversare meglio qua. Qui. Su questo vialetto, questa è la parte più resistente. Guardate qui, spassa il fiume sotto la fabbrica. Sì, il fiume sotto la fabbrica. La fabbrica si è ingrandita talmente tanto che ha preso pure la parte del fiume Lona, che durante una piena qua ha spaccato, ma di qua è rimasto tal quale. La parte che è rimasta ancora che il fiume non ha preso, e qua sotto scorre il fiume Lona. Infatti solaio sul fiume Lona e sotto il fiume Lona. Oggi giornata di sole, siamo fortunatissimi. Eccoci qui. È enorme questo luogo. È enorme, Mauri. È un posto enorme. Sì. È un posto enorme. Ah, guarda qui. Sì, qua vari disegni. Allora. Vari disegni. È fatto bene. Qui andiamo verso quelle parti di là. Tra un po' poi raccontiamo la storia di questa fabbrica. Io magari metto qua. Cari amici, continuiamo con la nostra sperimentazione. La gradita fabbrica. Gradita nel senso è fallita, ma gradita alla visita, alla nostra visita, perché bisogna tornare a far vedere le cose come erano. Adesso magari metto così, ecco, così è più. Bisogna far tornare a far vedere le nostre antichità per quello che erano. Riesca a riprendere. Giusto così. Le nostre antichità per quello che erano. Guardate le nostre antichità. E di nuovo a girare, io direi poi di andare anche più avanti. Vedete, ci sono, c'è il sole dentro, meglio che ci sia il sole, molto bene che ci sia il sole, così almeno la ditta è asciutta,
che non il fiume Lona. Bene, bene. Qua, con ciò che è rimasto di legno della ditta. Lì, vedete, è venuto giù. Beh, vedete, adesso ingrandisco. È venuto giù una parte del tetto. Molto bene. Molto bene nel senso, molto bene come visita, ovviamente. Guardate, guardate sopra. Una panoramica proprio del tetto di cemento armato. Beh, una ditta, no? Cemento armato. Qua. Qua un cassettone. Un cassettone di legno. Qui praticamente non hanno preso la base. Perché c'è un cassettone in legno. Ma quelli sono i bagni. Ma qui ci sono i pisciatoi qua. Ma qui sento dell'acqua scorrere, aspetta un attimino. Sì, sì, ma l'acqua del fiume Lona qua. No, qua no. Ma è di là, è fuori di là. Dopo andiamo a vedere. Però prima dobbiamo raccontare la storia di questa fabbrica. Qua scusate i bagni, con quel che sono i bagni. Però una volta funzionavano veramente. Una volta funzionavano. C'è ancora una porta. Una volta funzionavano, vabbè, adesso cosa volete? Wow! Sento qualcosa che scorre, certo! Wow! Guardate! Sotto la ditta! Sotto la ditta il fiume scorre! Sopra la ditta... Dolmini e Mauri visitano. Qua la ditta conclude. Guardate che bella. Questo erano i luoghi del lavoro. I luoghi del lavoro. Guardate, qua è cresciute le piante. Cari amici, siamo sempre alla ditta Siome di Malnate, Vallo Lona, e difatti abbiamo visto il fiume Lona. Vedremo un po' tutto come meglio potremo, racconteremo la storia di questa azienda, di questa fabbrica famosissima, la Siome di Malnate, Vallo Lona, bellissima. Lì, molto, molto belli quelle grafiche, molto belle.
Sì. Hai visto che belle quelle grafiche? Sì, ho visto. Molto belle. Guardate che bello, cari amici, cioè bello. Allora, il bello è la nostra storia. Il bello è una storia di lavoro. Io penso che questa sia una cosa bellissima. Chi sa intendere, intenda. Lavoro, storia, storia, lavoro. La storia del lavoro. E la storia insegna. Anche questa è storia. Stai riprendendo o stai... Sì, sto riprendendo. Eccoci. Ma la storia. Mi sembra un muretto abbastanza... C'è anche... Sì, sì. No. Domenica in fabbrica. Domenica in fabbrica, cari amici. E adesso continueremo la nostra perlustrazione e racconteremo. Mauri! Qui è crollato, ma non si sa che cosa sono queste, ma queste sono piastrelle. Sì, un po' tutto. Con questo video facciamo l'ultimo pezzo della cosa, quindi poi vi lascio la parte finale. Che bello adesso, è tornato il sole. Tornato il sole qui. E adesso racconteremo la storia di questa ditta. Cari amici, la nostra visita continua. È un po' strano, Paolo. Dimmi. È il momento di raccontare la storia della vita. Sì. Facciamo un piano, c'è ancora un macchinario. Sì, sì. Va bene, oh, fammi poi la foto qui che ricordo. Artigianali. Dov'è che devo puntare? Beh, da qui, sul macchinario. Attenzione che ci vuole un attimo e scivola tutto. No, quello no, che si... c'è lo staff. Sta puntando giusto? C'è la staffa. Sì, penso di sì, sta puntando. Penso di sì, sì, sì. Sta puntando quelli qui. Bene. Allora, cari amici che ci seguite, raccontiamo la storia della Siome, che è questa ditta di Malnate, Vallolona, provincia di Varese. Benissimo, la storia inizia allora a cavallo del 1800. Cosa si faceva all'inizio? Si prendevano le balle di gregge di cotone. Cotone naturalmente non è che si coltiva in Italia, ma in pratica non si è mai coltivato il cotone in Italia. Si importava
All'inizio dei tempi dall'Egitto si importava e si portava qui, anche qui a Malnate. Qua siamo ai bordi della provincia di Como, siamo in provincia di Varese, vicino provincia anche di Como, rinomata per le filature e tutto. Si filava, si facevano i filati e si facevano sia i tessuti e sia anche i vestiti e tutto quanto. Quindi i vestiti, i filati partivano da qua, dalla Siome di Malnate, questo 1800-1900. Nel 1900 c'è stata una conversione della ditta perché non riusciva più a stare dietro il mercato, che ormai se pensiamo un pantalone lo paghiamo poco, però com'è che si fa? Costa tantissimo anche il materiale e tutto. Allora cosa è successo? Si è fatta una conversione e praticamente si sono messi dei macchinari per costruire altri macchinari aziendali. Praticamente la ditta Siome costruiva dei macchinari meccanici, non elettronici, meccanici, per le varie ditte che avevano bisogno. Quindi macchinari che costruivano macchinari per altre ditte. Una ditta meccanica. Sì, meccanica di macchine utensili. Macchine utensili. Cosa è successo? Che con l'avvento del computer, fino agli anni 90, anni 80 hanno resistito, così anni 90, con l'avvento del computer, ecco che anche il settore finisce, perché bisognava produrre dei macchinari che avessero il computer. Come al solito l'aereo a volte cala un po' a sentire, no, quando ci sono gli aerei. Aspettiamo magari. Sì. Capita in questi posti. Siete qui, qui abbiamo un vecchio macchinario. Questa è una cosa. Funzionava. Funzionava una volta. In questa ditta dove cacchio passavano questi carichi sul pesi? Ma forse era una ditta enorme, perché qua siamo in un punto che ho detto, facciamo il video del macchinario, ma è una ditta enorme. Quindi che succede? Mauri, naturalmente con l'avvento del computer le ditte vogliono dei macchinari col computer. È un po' troppo numerico, no? Quindi sì, facevano questi macchinari per altre ditte, però le ditte richiedono che il macchinario non sia più di tipo meccanico, ma abbia un computer, e quindi definitivamente con l'elettronica crolla tutto. Quindi abbiamo avuto due tempi, una ditta di filati, filatura, ma da tutto, dalla balla di cotone fino al tessuto, al vestito, e poi un secondo tempo con questi macchinari, ditta meccanica, macchinari per altre ditte che avevano bisogno di costruire dei macchinari per le loro lavorazioni meccaniche. Successivamente quindi è tramontato anche quel mercato e adesso si sta tentando per un terzo rilancio. Certamente io non direi il centro commerciale come qualcuno in questi anni ha avuto modo di dire, perché c'è un altro centro commerciale qui a un chilometro di distanza. Non è possibile fare due centri commerciali a distanza di un chilometro l'uno dell'altro. Sembra, cioè, che ci siano crisi dai centri. È possibile, sì, ma appunto è possibile, ma troppo vicini. Quindi l'idea era quella. L'idea più incredibile, però la logica può essere tutta nella vita. L'idea più incredibile è di farci una ditta industriale di dolci, perché qua in provincia di Varese già ci sono due ditte industriali per i dolci. Allora noi abbiamo il dolce Varese, ti dico la logica c'è, abbiamo il dolce Varese, che è un dolce fatto ad unette con su lo zucchero a velo e dentro sarà solo l'impasto dolce, basta. L'idea sarebbe quella di produrne 100 tipi diversi, con tutte le creme buone, bellissime, le marmellate bellissime, quindi ripieni, un dolce Varese sofisticato, cambiato, fatto diversamente, quindi ripieno, ma ripieno anche di pere, di mele cotte, pere cotte, un nuovo sofisticato dolce, da esportare in tutto il mondo, come sarebbe bello per il Made in Italy.
bellissimo per il Made in Italy, sempre... esportare in tutto il mondo, e questa sarebbe un'ottima battuta. Scusa, intervengo, ma qui che recuperi? Ce la butterai su tu e metti la propria nuova? No, qua è cemento armato, io sono convinto che... Cioè, buttato giù tutto e mi hai costruito... No, qua volendo è cemento armato e... Beh, comunque si conserva bene, guarda, i pilastri lì sono tutti nuovi, cioè non... Sì. Cemento armato tiene bene. Cemento è armato. No, comunque, no, guarda lì, beh, a parte lì che va bene. Sì, fa niente. Però si conserva bene, non c'è niente. Ok. Bene, ma facciamo vedere prima da più vicino. Sì. Il macchinario anche. Adesso vediamo. Che abbia registrato. Speriamo, speriamo, se no rifacciamo. Che dobbiamo fare a un certo punto? Rifaremo. Questo è un vecchio macchinario. Era una sega allora, una sega a motore. Ha registrato una sega, il cellulare si è spento il terzerola. Fa niente, lo rifaremo, guarda. Ecco qui, questa qui cos'è? Una cosa, sega a motore. Una sega a motore. Beh, niente, spiega tu la fabbrica meccanica. Io riprendo di nuovo lì. Torniamo qua a riprendere il fiumolone. Quanto è bello sotto la ditta. Insomma, quello che resta. Qui altri bagni, sempre alla ditta. Sì. Ci danno fuoco ai sogni e la chiamano gioventù bruciata. Questa qua è interessantissima, guarda. Sì, è vero. Ah, questa è la parte.
Qua è troppo bello da fuori. Guardate, guardate che bello. Sì o me. E di là continua e qua è dentro. Eccoci! Cari amici dalla Siome di Malnate, provincia di Varese, vi salutiamo, vi diamo appuntamento alla prossima sperimentazione. Mettete un like, godete di questo posto e la storia del lavoro. Allora mettete un like per il bello della storia del lavoro. Cari amici, questa è la Siome di Malnate. Qui addirittura troviamo la ferrovia della Valmorea e poi di qua c'erano le grotte, c'erano le rinomate grotte. Quindi tutto in pochi chilometri quadri, bellissimo. Quindi le grotte di là, ferrovia della Valmorea di qua e ricordate questo cartello e di qua la Siome, la ditta Siome. Col panorama di Malnate abbiamo la ditta Siome, abbiamo la ferrovia della Valmorea e abbiamo il ponte sull'Olona della ferrovia Milano-Varese per Varese. È bellissimo, una bellissima giornata, 26 febbraio 2017, Gennaro Gelmini e youtuber Mauri siamo venuti a Malnate in provincia di Varese a vedere un luogo storico, una ditta dei tempi buoni, dei tempi quando si lavorava, il lavoro c'è e quando il lavoro c'era. E quindi il bello è che tutto cambia, quindi dare un senso a questo video, che ritorni lo splendore ma anche in maniera pratica. Perché tutto cambia, allora non può sempre andare in rovina tutto. Certo, direi. E l'altro che adesso va così, recupererà, le cose recupereranno, sicuramente, indubbiamente. Facciamo vedere direttamente il panorama. Ecco, sì, prego. Quindi presentiamolo. Il ponte sull'Olona, qui lo vedete, quello bianco, il ponte sull'Olona. Poi abbiamo la ferrovia della Valmorea. E poi là la ditta Siome. Adesso facciamo vedere anche da più vicino. Come sperimentazione questa, forse tra le poche ben riuscite, però diciamo che da quest'anno bene. Tra la colonia e questa qui ci è andata bene che abbiamo potuto sperimentare senza rotture di palle.
Beh, fa niente. A beh, Greenland, beh. A Greenland, ma me. Però ma a Greenland è un video che vedono no, tutti. No, diciamo che abbiamo trovato aperto, non è quello, il fatto che non abbiamo trovato sì. chiuso come è successo all'albergo, come è successo in alcuni posti che siamo andati, voleva sperimentare, beh, scuso Mombello, che era aperto. Beh, ma aspetta, poi all'hotel, il grande hotel Campo dei hotel Fiori, era chiuso, non abbiamo sperimentato. All'hotel Campo dei Fiori, allora ci possiamo... Ma... Possiamo continuare così. Noi invece abbiamo all'hotel qui, Campo dei Fiori. Abbiamo molto girato qui, abbiamo molto materiale girato. All'hotel Campo dei Fiori, chiaramente l'hotel era chiuso, ma adesso addirittura non si può entrare neanche più all'interno. Sì, per esempio il corridoio che c'era che andava fino alla fine di... Fino all'hotel non si può entrare. Troppo. Comunque è una bellissima sperimentazione. E direi il bel contento è proprio dedicare i luoghi che furono e che ritorneranno sempre presto a noi. Ci auguriamo. No, no, così, così. E niente. Continuiamo a far vedere. Ah, guarda che pest... mi sa di sì. Hai pestato una merda, denaro. Allora qua. Sì, porta fortuna. Uno strano odore. Qui allora praticamente ecco la ditta Siome, giù di là la ditta Siome, la ferrovia della Valmorea, il ponte sull'Olona, troppo bello. Quindi ponte sull'Olona, ferrovia della Valmorea. E la ditta Siome. E qua tutto. La chiesetta di San Matteo a Malnate. Sì. Bella, caratteristica vecchia, caratteristica. Devo dire che mi è piaciuta come sperimentazione questa. Sì, mi ha galvanizzato. È stata una bellissima sperimentazione. Siamo contentissimi. Bene. Quindi così mettete un like. Mettete un like. In onore del lavoro, in onore del lavoro. Noi siamo venuti qui per voi anche soprattutto, per documentare, farci venuti qui. Quindi è giusto anche lasciare un like, giustamente. Abbiamo fatto vedere un posto nuovo, un posto che... Sì, da infatti, Urbez, da Urbez, giusto? Un posto, sì, da Urbez è un posto che in pochi sono venuti, no? Eh sì. Perché meno male ci sono sempre le solite cose, c'è cioè, sempre Mombello, sempre magari qualche villa che è nota, ma comunque qui abbiamo visto posti poco conosciuti che magari... E comunque abbiamo anche il Campo dei Fiori, abbiamo il Monte Campo dei Fiori. Gennaro dell'Urbe, dell'Urbez, Gennaro dell'Urbez. Abbiamo anche il Monte Campo dei Fiori, sul quale siamo andati a vedere la colonia Siro Magnaghi. Purtroppo, no, diciamo così che si vorrebbe fare di più anche, ma il tempo è... No, beh, ma è perché... Però abbiamo girato abbastanza. Appunto, se no a montarlo non finisce sì, più. Sì, se no qui ci mettevamo 2 anni. Dai, col panorama così continuiamo. Bene. Bene. Cari amici, seguiteci per prossime fantastiche avventure.